Ciao bellissimi, questo è Al Quadrato, che oggi presenterà per voi un altro fantastico episodio di Design Discutibili che discutiamo perché sì. Bentrovati piccoli bambini saltellanti, questo è Electric Brrr. Siamo qui in un altro fantastico episodio del lunedì di Design Discutibili, signori, ma parliamone. Andiamo a discutere un altro po' di immagini trovate nel web, sicuramente super affidabili, della realtà che è là fuori, ovvero che dimostrano l'incompetenza e la follia umana in campo di grafica, design e architettura, perché no? Ma prima dedichiamo un po' di tempo a voi e rispondiamo sinceramente ai vostri commenti. A uno vostro commento. Oggi rispondiamo al commento di Claudia S. Costigliola, che commenta: mi sono perdutamente innamorata dei peo che mangiano pane a caso. Quindi rispondi, prima il cuoricino ovviamente, rispondi: Claudia, salve, mi stai forse dicendo che sono bello e attraente solo ed esclusivamente quando mangio il pane senza niente? Cos'è che ti affascina? La mascella che si apre e si chiude regolarmente con discreta fatica per la totale assenza di liquidi nel pane? Il mio sguardo profondo mentre mando giù a fatica un boccone intero? Devi sapere che sono anni che mi alleno a mangiare senza liquidi. Infatti proprio ieri ero con la Sabri e mi sono mangiato un intero hamburger senza assumere liquidi e lei stessa non ci credeva. Questa è una storia vera. Ha 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 ha. A parte questo, ne sono in grado perché mia mamma mi dava l'acqua solo una volta al giorno quando avevo meno di 18 anni. Dopo 18 anni mi ha detto: ora puoi bere quanto ti pare. Fine. Rispondi. Bene, ora possiamo definitivamente iniziare. Frank, per favore, butta sul primo video, perché oggi iniziamo con dei video. Iniziamo con il primo segmento dei lavelli barra rubinetti discutibili. Come potete vedere da questa immagine, l'acqua scende, ma non appena sposto il lavello, l'acqua esce completamente dal lavandino, che potrebbe essere un problema. Non so chi è che ha pensato di fare il lavandino in quel modo rettangolare, ma l'arcata che compie appunto il lavandino fa uscire l'acqua. Vediamo Frank, per favore. Quindi l'acqua si apre, tutto ok finché non sposto, attenzione rubinetto, un macello. Ma vediamo subito il prossimo, signori. Questo lavandino qui, proprio non appena si apre, è un'esplosione d'acqua fuori dal lavandino. È un rubinetto bastardissimo, il lavandino, che è proprio una rampa, come potete vedere. Però appena apre, boom, tutto fuori. Ha senso questa cosa? Chi è che l'ha pensata così? Frank, sei stato tu, dillo! Di sicuro non io, perché io sono intelligente, giuro. Abbiamo ora qui invece l'esempio di una fontanella, sempre per rimanere in ambito lavandini o spruzzatori d'acqua meccanici, com'è che li chiamate voi giovani. Un altro esempio in cui il getto è fin troppo potente rispetto al lavandino, potete vedere il ragazzino che sta avendo serie difficoltà, è una di quelle fontanelle che devi tipo schiacciare e prendere l'acqua al volo. Secondo me l'obiettivo era fare qualcosa di divertente, e questo non è un errore, dai. Vogliamo invece parlare dei nostri cari amici disabili? Quante volte abbiamo parlato di loro nella serie Design Discutibili? Perché sono sempre molto discutibili le scelte che vengono fatte per loro. In particolare questa, che non è altro che un gradino. È un gradino per disabili. Ehi Frank, facciamo un gradino per disabili. Ha senso, vero? Perché se il disabile non può fare i gradini, no aspetta, forse perché tu piazzi lì il disabile, posto, sta fermo lì. Siete mai stati in Florida al mitico Festival delle Fragole? No? Anche voi direte: come posso andare al Festival delle Fragole se viene pubblicizzato con la faccia di questo bambino? Tutto sporco, non so, di torta di fragole, ma in realtà sembra che sia stato corroso. Venite alla festa dell'acido, che vi bruciamo tutti. Non sicuramente la miglior scelta d'immagine per pubblicizzare il tutto. Invece, come si chiamano quei affari che adesso vanno tanto, che si attaccano dietro il telefono a cerchietto? Pop socket, no? Come li chiamate voi giovani? Beh, voi giovani che utilizzate questo pop socket, a voi proprio vengono pubblicizzati questi pop socket in questo modo. Il problema di questa immagine, se non riuscite ancora a trovarlo, è che sul pop socket c'è la stessa immagine della mamma e del bambino. Questo vuol dire che c'è stata una magia arcana che istantaneamente ha riprodotto la foto che stavano facendo col selfie nel pop socket. Incredibile, vero? Forse è proprio quella la tecnologia che stanno vendendo, non lo so. E che dire di questa immagine? È fantastica davvero! Non so dove sia, non so dove è stata trovata, non so se è un disegno per di un bambino, ma non mi fermerò sui dettagli ambigui che ci sono, direte anche voi, non devo starli a spiegare, ma la bambina è un cacchio di ciclope. Guardate la faccia, cioè metà occhio finisce proprio sul naso, quindi è un ciclope. Coincidenze? Non credo proprio.
Invece adesso vi faccio vedere i jeans più top, proprio i jeans più aerodinamici, così li possiamo chiamare, per questa estate, signori. Voi che sentite caldo, che volete sentire l'aria ovunque tra le vostre gambe, ma senza rinunciare alla fighezza dei jeans, dei mitici jeans, beh, potete acquistare uno di questi jeans qui, che fanno in modo, trovano il compromesso ideale tra comodità, aerodinamicità e il non rinunciare a indossare i jeans d'estate a 40 gradi mentre che si in spiaggia, no? Non sono geniali, magari costano anche più di 100 euro, come ovvio che sia. Design discutibile o geniale azzeccato? Che ne dite invece di fare una fantastica insegna per il vostro negozio che si mimetizzi con lo sfondo come in questo modo, in modo che nessuno riesca a trovarvi, che magari si trovi proprio lì sotto e dice: io non trovo sto posto. Com'è che si chiamava? Kindred Fair. Cioè è nero su nero, praticamente scuro su scuro, non si legge niente. Ottima scelta davvero, bravo. Quanto è difficile adesso battere le mani due volte e non dire meme review. Meme review. Non esiste nome più adatto per promuovere i vostri ghiaccioli estivi se non con il nome di Satana. Perché non utilizzare Satana, il ghiacciolo di Satana? Vieni a ciucciare il ghiacciolo di Satana. Oh, detto così suona ancora più ambiguo. Ehi, che è successo qui? Attenzione! Un errore di stampa, un errore di grafica, un errore di stupidità, un errore che sei un deficiente. Dai, hai raddoppiato il simbolo di Batman, Cristo, stai attento, no? Abbiamo trovato un video, in realtà, la volta scorsa, che faceva vedere la genialità del intaglio delle porte, come in questo caso, affinché si possano aprire in determinati bagni molto stretti. Lo trovo assurdo, ma anche geniale, e questa è un'altra prova, nel senso che esistono molteplici esempi là fuori di questa pratica barbara. Ma cosa c'è di più barbaro, di più assurdo, di un pennuto di un uccello che fa da attaccapanni con il proprio uccello, capito? L'uccello sul cui uccello appendi cose. Quanti uccelli proprio, è bello però, è bello. E invece la prossima immagine, wow, è stato decapitato, attenzione, quel pupetto lì, poverino, per quel bagno è stato decapitato, attenzione, voi che entrerete in questo bagno rischiate la decapitazione, attenti. Invece adesso per voi un esempio fantastico di tavolino moderno di vetro, potete ammirarlo qui, non so, non è un errore di design credo, non è un errore di niente, è semplicemente strano, ho trovato l'immagine e ho detto sai che ce la butto dentro, eccola a voi, un bel tavolino, è carino, vi piace, lo potete comprare scrivendo una mail a me in cui mi donate 400 euro e forse vi arriva, ma dico forse. Per la categoria o il segmento di questo video sono stato fregato. Beh, ecco a voi una cassa dice che è della Logitech, ma dubito che sia della Logitech vera, ma sarà un tarocco, in cui a quanto pare l'interno della cassa superiore non c'è niente. Cioè è solo un elemento di decoro. Quando ti accorgi che sei stato fregato, togliendolo dici ma qui dove sono i circuiti? Qui da qui non esce suono, attenzione! Sei stato fregato. Volete invece vedere un'insegna altamente leggibile? Eccola qui, una bellissima insegna che dice dice free lunch. Forse l'hanno scritto proprio male, come per dire scriviamo che c'è il pranzo gratis, ma scriviamolo tutto contorto e strano in modo che nessuno venga a chiederci il pranzo. Geniale, vero? Per l'ambito mostruosità per bambini, visto che ci entriamo molto spesso nelle mostruosità per bambini, ecco a voi un fantastico gonfiabile di Spider-Man mostruoso, con una faccia piuttosto mostruosa, se voglio dire ancora mostruoso, posso approfittarne, con le braccia mostruose. Niente da aggiungere qui. Hai mai pensato invece di comprare un orologio di patate? Avete presente che con le patate puoi creare un circuito elettrico? Vabbè, non so spiegarlo, ma in questo caso quelle lì non sono patate. C'è scritto chiaramente orologio di patate, ma signori miei, sorpresa sorpresa, non so se ve ne rendete conto, se anche voi avete dubbi a riguardo, ma quelle per me, o almeno a casa mia, non sono patate. Nella categoria peluche più belli di sempre sale al primo posto violentemente e con decisione il peluche di una volpe lupo, cos'è? Più bello di sempre, potete vedere qui, è un esemplare assai particolare con gli occhi strabici posizionati a distanza ambigua e è semplicemente puccio e carino.
Non è fantastico quando troviamo dei prodotti che insegnano a scrivere e a leggere ai nostri bambini e magari a scrivere e leggere anche gli errori, come in questo caso in cui non abbiamo un fantastico leopardo, ma abbiamo un fantastico geopard, che è un esemplare assai raro su questa terra, simile al leopardo, ma non è un leopardo, è un geopardo. Cioè, è un geopardo. Bam! Avete mai desiderato una fantastica maglietta di un trenino Thomas e con gli occhi vagamente rossi come se fosse strafatto di qualcosa? Beh, potete averla per voi e per i vostri bambini adesso. È un problema che ha a che fare con la stampa, ma il risultato è magnifico. Un trenino Thomas che letteralmente va a mille. Per concludere questo fantasticissimo episodio, questa immagine di una stampa su una porta alquanto particolare, ambigua, in cui magari quello non era l'intento, ma si vede chiaramente che l'uomo si sta divertendo con l'ombrello o il bastone o qualunque cosa sia. Tra l'altro con un'inclinazione assai particolare, penso che possa far male in quel modo, ma ok, va bene così, ma via questa immagine, perché qui si conclude questo fantastico episodio di Design Discutibili. Ok, basta. Spero che questo video, come al solito, vi sia piaciuto da morire, che proprio siate felici con voi stessi, con i vostri familiari, con i vostri cugini, con i vostri polli, con i vostri cani. E se così è, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Iscriviti se non lo sei, schiacciando il bottoncione rosso. Ma soprattutto la cosa più importante che non ti devi scordare, che hai appena visto, il super famoso, guarda una cosa incredibile, Electric.